io dico che secondo me chi non ascolta Radio Libere di Agliana capisce niente, lo dico sinceramente. Una buonasera a tutti, ci troviamo a Firenze all'antica bottega del pane e caffè, uno dei punti vendita di questo negozio storico di Firenze, che ha il forno in via Fantina 76, gli alimentari in via Bartolomeo 18 e il bar in via Vincenzo Borghini 21 Rosso. Perché siamo qui? Perché questa sera c'è un evento particolare, c'è un Degustiamo l'autunno organizzato appunto dall'antica bottega del pane e caffè con vari espositori che presentano i loro prodotti. Allora, antica bottega del pane e caffè, siamo qui a questo Degustiamo l'autunno e abbiamo con noi l'ideatore di quello che è un'eccellenza di Firenze, l'Amaro Labaro, l'Amaro Viola. E abbiamo il titolare che ci dà una spiegazione, diciamo, come è fatto questo amaro e da quanti anni è la tradizione, insomma. Allora, l'amaro è nuovissimo, cioè stiamo cominciando a farlo conoscere adesso. È nato in realtà da un'idea di mio nonno intorno al 1930. Mio nonno aveva un'azienda farmaceutica, questa azienda, però la passione era creare dei liquori, e fra i liquori che creava c'era questo amaro che viola, di colore viola, che io da bambino vedevo sui tavoli ma che non avevo mai assaggiato perché ero veramente un bambino. Poi mio nonno è morto presto e per anni questa cosa è andata nel dimenticatoio, e una notte ho fatto un sogno in cui ho sognato l'amaro viola, gli ho dato sognando il nome Labaro, ma è anche ovvio perché il viola si associa al Labaro, è normale per un tifoso della Fiorentina, e quindi sono andato a cercare questa ricetta che però non c'era, quindi mia madre e mia zia mi hanno detto alcuni degli ingredienti, pochi però. Allora, l'Orto di Casaglia è una piccola aziendina che cresce sulle colline delle Croci di Calenzano, dove si produce prevalentemente olio di oliva e formaggio pecorino. Il formaggio pecorino viene fatto dal latte delle nostre pecore che noi alleviamo col tempo. È un pecorino lavorato a crudo, cioè non viene pastorizzato, viene cagliato ai 37-38 gradi per poi essere messo nelle fuscelle, lasciato per circa una ventina, 25 giorni, dopodiché si vende prevalentemente fresco. Per quanto riguarda l'olio invece, sempre sulle colline delle Croci di Calenzano, circa 400 metri d'altezza, abbiamo queste 2000 piante di ulivo, che sono un blend tipico toscano, cioè moraiolo, frantoio e leccino. La raccolta inizia da metà ottobre, quando le ulive sono ancora un po' più verdi, e si protrae fino a metà novembre. Si raccolgono, si frange nei frantoi della zona, dopodiché l'olio viene imbottigliato e classificato come IGP toscano 100%. Bene, questa è l'azienda agricola Casaglia. Per chi volesse contattarvi, ci sono sito internet, email, canali social, Facebook azienda agricola Orto di Casaglia o Instagram Orto di Casaglia. Tutto toscano salumi e quindi prosciutto, salame. Prosciutti, salami, spalle, salame al tartufo, salame di cinghiale, sbriciolona con tartufo, poi mi sono sbizzarrito a fare anche prodotti particolari con lo zafferano, ho fatto delle prove di salsiccia, cioè sto facendo anche dell'impasto di salsicce con la birra, particolare, mi sto divertendo un po' a lavorare la carne, perché secondo me mischiando più di un prodotto buono, se riesci a trovare la percentuale giusta, fai un prodotto ottimo. E questo è un po' il mio divertimento, perché insomma, io ho ricominciato a farlo, avevo quasi 50 anni, per scelta, perché vengo da una famiglia di salumieri, sono la terza generazione, e quindi niente, dopo tante avventure un po' particolari, lavorando nell'industria o che o come, ho deciso, come si dice in Toscana, di buttare il cappello per aria e di riprendere ricette di nonno e di togliere un po' di sale, perché prima il sale veniva usato in maniera piuttosto pesante, cospicua, bravissimo, e di fare un prodotto come si deve, lavorando appunto maiali o toscana al 100% all'inizio di stalla. Ultimamente sto lavorando maiale brado e cinta senese, quindi sto cercando di arrivare all'eccellenza.
Non è facile, però ci proviamo. Io sono Irene Scro, sono qua in rappresentanza della tenuta Torracenaia, tenuta che si trova in provincia di Pisa, ma che ha un grande legame con Firenze in quanto nasce grazie ai fiorentini. È stata anticamente una proprietà prima dei Bartolini Salimbeni e poi della famiglia Pitti di Firenze. Da qui il Pitti Brut, uno dei vini che appunto fanno parte della produzione di Torracenaia, che riporta non solo il nome ma lo stemma araldico della famiglia Pitti. La tenuta dal 2017 ha ottenuto la certificazione biologica, questo ci permette appunto di avere vini certificati biologici dal 2017. In questo caso oggi, in occasione di questa serata, abbiamo portato il nostro Pitti Brut, un 100% Chardonnay, Blanc de Blanc, 6 mesi sui lieviti, stesso metodo di vinificazione del Prosecco che appunto abbiniamo stasera con i salumi, i formaggi e tante altre cose delizie che stasera sono state portate qua. Degustiamo l'autunno qui all'antica bottega del caffè e siamo qui con l'azienda agricola Iveroni, Luca Innocenti, che ci presenta i domi. Intanto diciamo chi è l'azienda agricola Iveroni? Sì, allora noi siamo a Pontassieve, nella storica zona del Chianti Rufina, quindi facciamo vini legati al territorio. Questo è un Chianti Rufina di OCG, vigneto i domi, quindi si selezionano le migliori uve di Sangiovese, Collorino e Canaiolo esclusivamente provenienti dal vigneto Idomi e quindi diciamo è un prodotto molto curato. Tra l'altro questo qua è un tipico prodotto diciamo autunnale perché si sposa benissimo con delle fettuccine con il fungo porcino, quindi diciamo è adattissimo ai primi dell'autunno e sono contento di essere all'antica bottega del pane a presentarlo e fare festa con tutti voi. Siamo qui con Michele Staino and Friends. Posso presentare Friends? Certo. Giulia Mottola alla voce e Pierluigi Fantozzi al clarinetto. Allora, io suono vari generi di musica, però nasco come jazzista e quello che abbiamo proposto oggi fondamentalmente è jazz in varie declinazioni. Abbiamo cominciato con il nostro amico violinista a fare un po' di cose manouche e poi siamo andati sul repertorio di Giulia, che comprende cose che vanno dallo swing più tradizionale di Chet Baker, Billie Holiday, e anche cose latine e commistioni con vari generi moderni. Degustiamo l'autunno, siamo qui con Simone, antica bottega del pane e caffè, che ha organizzato l'evento, un evento veramente ben riuscito, con dei prodotti importanti, con tanta gente che ha partecipato a questo evento. Allora Simone, cosa ci puoi dire dell'antica bottega del caffè? Che cosa vi devo dire? È 9 anni che siamo aperti qui, è un punto vendita, l'azienda sono precisamente quasi 30 anni di attività e cosa dire? Cerchiamo sempre di evolverci, andare avanti, creiamo queste serate per socializzare, stare insieme ai clienti, alle aziende e stop, dai, è tutto. Allora, tre punti vendita. Via Faentina c'è il forno, sì. Ok, poi in via Fra Bartolomeo abbiamo l'alimentari e in via Vincenzo Borghini abbiamo il caffè. È impegnativo avere tutte queste attività. Sono molto bravi tutto lo staff che lavorano all'interno, specialmente nella produzione. Bisogna fare dei veri complimenti perché sono loro il cuore che pulsa e lavora per noi, quindi andiamo bene così. Allora, è vero, quando si lavora bene poi i risultati ci sono e si è visto questa sera perché c'era tantissima gente a questo evento. Organizzate spesso eventi di questo genere? Allora, noi organizziamo una volta al mese, facciamo continuamente tutte le sere un aperitivo per stare insieme, per rilassarsi anche, però una volta al mese facciamo un evento a tema proprio per creare un po' di armonia, allegria e conoscere meglio anche i nostri clienti, è un'occasione per conoscere meglio. 28 luglio 1976. Una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza.